Guardia costiera ausiliari al lavoro per ripulire il borgo dello Stazzone dall'abbondante fango misto a rami, canne e detriti che si è riversato in zona oltre 10 giorni fa, durante il nubifragio che ha messo in ginocchio la città di Sciacca. Le fogne sono state otturate, la struttura in legno è stata danneggiata ulteriormente anche dalla tromba d'aria marina dei giorni scorsi. Il manto stradale è stato in parte distrutto dal flusso d'acqua che si è riversato allo Stazzone. C'è tanto da fare e i singoli cittadini non restano a guardare. C'è chi da ieri si è sbracciato le maniche. Ignazio Marino, titolare di una storica attività di ristorazione della zona, ha deciso di ripulire assieme al suo staff l'area attigua al suo locale ed è stato subito emulato da altri abitanti e titolari di attività della zona che hanno fatto lo stesso. Io sono ottimista. Se noi tutti dessimo una mano a raccogliere un po' di detriti che l'alluvione ha lasciato, potremmo migliorare questa città, questo borgo che è importante per la cittadinanza, che molte persone vengono qui la domenica, quindi è un posto bellissimo per trascorrere le giornate, soprattutto la domenica con le famiglie. Un borgo che è stato trasformato da quest'ondata di maltempo, la gente è restia a venire in questa zona in questo momento. Sì, sicuramente resti a venire in questa zona in questo momento, anche perché è pieno di fango, pieno di detriti, pieno di legna con inchiodi, ci sono delle strutture che stanno pericolanti, c'è diciamo una montagna di fango messa al centro del borgo che giustamente la gente dice, ma che dobbiamo venire a fare allo Stazzone effettivamente, anche perché le strade che comunicano allo Stazzone sono tutte quasi chiuse e quindi piene di buche, quindi pensi che la gente vorrebbe scendere qui? Un po' difficile. Si attende quindi che questa zona venga intanto ripulita, ci sono anche questi sacchi da ritirare adesso. Sì, spero che questa zona venga ripulita. Vedo che molta gente oggi mi ha chiamato stamattina che voleva attivarsi per aiutare a pulire la zona, ma giustamente io ero un po' impegnato con i miei impegni lavorativi, però ci sono altre persone che oggi stanno agendo e stanno pulendo questa zona. Questo mi fa molto piacere, che qualcosa si sta svegliando. L'auspicio è che si possa tornare alla normalità il prima possibile. Ma spero di sì, ma spero che poco a poco ritorneremo alla normalità e ci prenderemo questo borgo, questa comunità, si prenderà questo bellissimo posto.